Buonasera a tutti amici di Facebook, io parlo del vostro Listen to Mike. Iniziamo oggi la nostra puntata alle ore 20:49 con pure. Mister Paolo da Torino. Ok, mister Paolo, tra qualche minuto ti sentiremo, però prima diamo la vera sigla di 30 minuti e poi inizieremo la nostra puntata. Via! Rieccoci in onda amici di Facebook e anche di Spreaker, stiamo per iniziare il nostro show alle ore 20:50 con le varie partite, Lazio-Juventus 1-1, Inter-Catania 0-0, Cagliari-Milan 1-2. Iniziamo adesso con Lazio-Juve 1-1, sentiamo prima i commenti e poi partiremo con il commento di vostro Listen to Mike invece. Iniziamo. Vittoria consecutiva in campionato, Conte si affida ancora a Marchisio in regia al posto di Pirlo. Tante assenze nella Lazio, la novità è Hernanes in campo dall'inizio. Senza grosse pretese, la conclusione di Vidal su un disimpegno sbagliato da Candreva, da Cavanda. Poi al minuto 14 un retropassaggio di Barzagli mette in difficoltà, per poco non lo punisce Klose. Buffon in campo nonostante un problemino muscolare accusato nel riscaldamento prepartita. Ci prova la Juve con il doppio scambio tra Tevez e Asamoah. Il tentativo di Asamoah, un tiro cross che fa correre un brivido sulla schiena di Berisha, concede un angolo che non c'è. L'arbitro Massa, poi Conco dentro per Klose, Buffon in ritardo, rovina addosso al tedesco, c'è rigore e c'è cartellino rosso per Massa di Imperia. È il quarto cartellino rosso in Serie A della carriera di Buffon. L'ultimo 3 anni fa a Lecce trasforma, spiazzando il nuovo entrato Storari, Antonio Candreva, 4 rigori su 4 a segno in stagione e 6 reti in questo campionato per il fantasista laziale. Lazio dunque in avvantaggio e Juve con l'uomo in meno che prova a reagire con Lichtsteiner in verticale per Tevez. Il traversone basso, controllo e girata in un fazzoletto per Llorente che però conclude debolmente di interno. Fa bella figura qui Berisha. Nel secondo tempo la Lazio prova a chiudere la partita con Biglia che lascia lì per Candreva, destro impreciso di Candreva che manca la doppietta personale, la Juve prova a svegliarsi, Tevez per Lichtsteiner, guadagna il fondo, traversone, fantastica la girata aerea di Fernando Llorente e il gol numero 11 della sua stagione in appena 16 partite da titolare, 9 in campionato e 2 in Champions, e questo è sicuramente uno dei più belli, girata splendida e soprattutto grande precisione per Llorente. Che poi difende palla, la gioca per Vidal, il tocco dentro per Tevez che si gira subito, c'è lavoro ancora per Etrit Berisha che manda in calcio d'angolo. La Lazio vuole la vittoria in superiorità numerica e allora Hernanes prova a scatenare i biancocelesti con il destro a giro, forse era un assist per Klose, pallone che termina a lato di pochissimo. Ancora Hernanes a guidare la Lazio, allarga per Candreva che sceglie ancora la soluzione personale, evita Bonucci ma chiude troppo la battuta con il sinistro, palla sui cartelloni pubblicitari. Marchisio lancia in profondità, Llorente controlla in qualche modo, forse anche con un braccio, Biava cade troppo presto ma poi riesce comunque a sporcare il controllo di Llorente, arriva Diaz a murare la conclusione quasi a botta sicura di Tevez. Finale di gara con la punizione di Ledesma per Klose, lasciato tutto solo e Storari riesce con un istinto prodigioso a mandare il pallone sulla traversa, grandissima occasione per la Lazio, poi entra Keita per Candreva, riceve da Klose, Keita l'uno contro uno con Lichtsteiner, prova la conclusione al giro, ancora un legno a salvare Storari, finisce 1-1, si interrompe così la striscia vincente della Juve, per la Lazio c'è il punto agognato da Klose alla vigilia, solo sfiorata invece la vittoria sui bianconeri in campionato, attesa ormai da 10 anni. Bentornati amici di Facebook e anche di Spreaker, che bisogna dire, è stata una partita veramente bella, veramente equilibrata tra entrambe le squadre. È stata una bella partita, possiamo dire sinceramente, dopo l'1-0, ma anche dopo l'1-1, è stata una partita molto aperta e una partita che è stata una delle migliori della Lazio, ma anche della Juve di quest'anno. Adesso possiamo andare avanti con altri nostri highlights. Ricordiamo che ci sarà pure l'altra partita. Mercoledì 29 ci sarà Napoli-Lazio per i quarti di finale per andare in semifinale su Rai 1. Possiamo andare all'altra partita che stiamo parlando di quella seconda della nostra serata, ovvero Inter-Catania 0-0. Sentiamo un po' i commenti.
dell'Inter di Mazzarri, ma anche dell'era Tohir, che non sta dando soddisfacendo i proprietari dell'Inter questa squadra. Andiamo adesso agli highlights. Possiamo andare. Inter Catania 0-0. Sotto gli occhi di Eric Tohir, a caccia della prima vittoria nel 2014, l'Inter accoglie il Catania con Palacio e Milito scortati da Ricky Alvarez, che ha la prima occasione del match al settimo minuto. È un Inter che colleziona possesso palla e corner in serie, da uno di questi al ventesimo sbuca sul secondo palo Rolando, che però prende soltanto mezza porzione di pallone e mette fuori. L'occasione da gol vera l'Inter la confeziona al minuto 26 con Palacio, che torna da Milito, Frison giù con i tempi giusti e al riposo si va sul risultato di 0-0. Dagli spogliatoi esce un Catania più coraggioso rispetto a quello passivo della prima frazione. Berghesio uncina con il sinistro, palla a un'unghia dal palo della porta difesa da Samir Handanovic. Subisce il colpo l'Inter perché nel primo quarto d'ora fatica a uscire dalla propria area di rigore con la soluzione da fuori di Rinaudo. Sfiora di nuovo il vantaggio il Catania. Chiuderà con 14 tiri dalla bandierina la formazione di Walter Mazzarri, l'uomo più pericoloso del match. Rolando che costringe alla parata Frison. Primo punto in trasferta del Catania. La crisi dell'Inter è senza fine. È stata una bella partita nel primo tempo per l'Inter solamente, mentre per il Catania nel secondo tempo ha fatto una bella, ma proprio bellissima frazione di gioco. Cosa possiamo dire? Ha messo in difficoltà il Catania, all'Inter e anche a Eric Tohir, come abbiamo detto prima. Adesso passiamo alla nostra ultima highlights, che è quello di Cagliari-Milan 1-2. Via l'audio. Il vento è il protagonista più evidente della sfida tra Cagliari e Milan alla Sant'Elia, incrocio tra crisi che il Milan apre decidendo di mettersi da solo in difficoltà con un disimpegno quasi suicida tra Ameglia e Bonera, non ne approfitta Kossu, ma Seedorf è perplesso in panchina. Il Milan accende l'arma del contropiede con Robinho che mette il ritmo per la conclusione, Mario Balotelli, destro violento ma centrale, può respingere Vlada Avramov, vuole una squadra più alta e aggressiva il tecnico del Milan, Clarence Seedorf, allora altro contropiede rapido con il tocco di Balotelli che apparecchia la tavola per Keiske Honda, che rifiuta l'assist con il destro che non è il suo piede. Altro disimpegno difficile per Ameglia, che regala il pallone svirgolando a Piniglia, questa volta Sauba fino al capolinea stertando sulla destra, sdraiando il portiere rossonero e Bonera che tentava la chiusura fermando il gol dell'1-0 al minuto 28. Sfiora il gol del pareggio il Milan con la zuccata di Honda, arriva la risposta di puro istinto di Vlada Avramov, il portiere di Novi Sad chiude la porta in faccia al giapponese che qui alimenta l'azione del Milan in apertura di secondo tempo. Tocco centrale per Balotelli che regala il pallone alla curva con un destro alto quanto potente, pallone profondo di De Sena per Piniglia, ottima combinazione con Cabrera, prende la mira Piniglia contrastato da nessuno nell'area rossonera, pallone a un centimetro dal palo di destra di Ameglia, punizione per il Milan, il sinistro di Honda, il colpo di testa di Kakà sembra fatta per il pareggio ma l'acrobazia di Astori nega il gol dell'1-1 al Milan, un regalo di Cabrera, fallo di mano inutile al limite dell'area, regala invece il gol del pareggio al Milan con Mario Balotelli che esegue con il calcio di punizione perfetto il destro dell'1-1 che diventa 2-1 all'89esimo con la zampata vincente di Giampaolo Pazzini al primo gol in questo campionato. Esulta il Milan che batte il Cagliari, 6 punti su 6 in campionato per Seedorf. È stato un bel Milan nonostante il gol che ha preso all'inizio con Sau. Questo possiamo dire, è stato un Milan che dopo il gol, ma anche prima del gol, ha reagito cercando di portarsi in vantaggio o portarsi dopo il pareggio. E tra l'altro al 35 con Balotelli, dopo due minuti Pazzini ha dato il gol del 2-1. È un Milan bellissimo, quello di Seedorf, della buona annata. Passiamo adesso alla sigla al 30 minuto e poi la sigla quella dove ci colleghiamo sempre con Mister Paolo. Via, sigla, ci sentiamo tra 2 minuti.
Rieccoci amici di Facebook, anche di Spreaker, bentornati, siamo in compagnia con Mister Paolo da Torino. Allora, dettaci i risultati di tutte le partite dell'estero, Paolo, vai. Allora, iniziamo in Inghilterra con l'FA Cup. FA Cup abbiamo visto Bournemouth, Liverpool 0-2 per il Liverpool. Manchester City, Watford 4-2 per la squadra di Manchester. Poi Bournemouth, Liverpool 0-2 con il gol di Moses al 26esimo e Sturridge al 60esimo. Manchester City, Watford 4-2, dove il Manchester City stava sotto di 2 gol con il gol di Forestieri al 21esimo e Daney al 30esimo. Infine hanno rimontato Agüero al 60esimo, ancora Agüero al 79esimo, Kolarov all'87esimo e ancora Agüero al 90esimo. Poi c'è stato Arsenal Coventry 4-0 con il gol di Podolski al 15esimo, poi Podolski ancora al 27esimo, Giroud all'84esimo, Cazorla all'89esimo. Poi Chelsea Stoke City 1-0 con il gol di Oscar al 27esimo. Ora andiamo in Spagna, dove hanno giocato Real Madrid di Granada 2-0 con il gol di Cristiano Ronaldo all'86esimo e Benzema al 74esimo. Poi Barcellona Malaga 3-0 con il gol di Piqué al 40esimo, Pedro al 55esimo e Sanchez al 61esimo. Poi vogliamo in Germania, dove c'è stato Borussia Mönchengladbach contro Bayern Monaco 0-2 per la squadra ospite con il gol di Götze al 7° minuto e Müller di rigore al 53esimo. Borussia Dortmund contro Augsburg 2-2 con il gol di Bender al 6° minuto, poi Bender autogol al 56esimo, Sain al 66esimo e siamo 2-1 e infine Jaudou al 72esimo. Poi Hamburgo contro Schalke 04 3-0 per la squadra ospite con il gol di Huntelaar al 34esimo, Farfan al 54esimo, Meyer al 56esimo. Francia c'è, noi diciamo, solo una partita, ovvero Gangnam PSG 1 pari. Il PSG che si trovava sotto quasi alla fine all'84esimo con il gol di Yeltaber e ha pareggiato Alex all'87esimo e fine Lille allo studio di Listen to Mike. Ok, grazie a Mister Paolo da Torino. Vediamo le altre partite che sono disputate oltre a Lazio-Juve di sabato. Ricordiamo Napoli-Chievo alle 18, che ha segnato l'1-1, Napoli-Chievo 1-1 con gol di Sardo al 18esimo minuto, 1-0 per il Chievo, mentre l'1-1 del Napoli arriva all'88esimo con Raul Albiol. Passiamo a domenica 26, ovvero ieri, dove sono partite stabilite altre partite oltre a Inter-Catania alle ore 15 e Cagliari-Milan alle 15. Anche partite come il lunch match, quello di Verona, Verona-Roma 1-3, con gol di Jajic al 45esimo minuto, 1-0 della Roma. Stupendo assist di Gervinho a 2 metri di velocità, mentre poi Afrenson l'1-1 dell'Hellas Verona al 49esimo, vantaggio della Roma al 60esimo minuto con Gervinho, grandissimo gol, e poi 3-1 che chiuso la partita, e quello di Totti su rigore al 82esimo. Mentre poi Torino-Atalanta 1-0, partita disputata alle ore 15, con gol di Cerci al 60esimo minuto su rigore. Poi invece passiamo a Sampdoria-Bologna 1-1, con gol di Gabellini al 62esimo minuto, 1-0 per la Sampdoria, mentre poi 1-1 Bologna con gol di Diamanti al 90esimo su rigore. Livorno-Sassuolo 3-1, ora sempre ore 15, con gol di Greco al 5° minuto, 1-0 per Livorno, Paulinho all'11esimo, Penassi al 26esimo, Berardi al 28esimo e fa 3-1 per il Sassuolo. Cerca di riprendere in qualche modo la partita sul rigore.
Parma-Udinese 1-0 per la squadra di casa, con Amauri al 35esimo fa 1-0 per la squadra emiliana. Poi Fiorentina-Genoa 3-3 con gol di 27esimo minuto, vantaggio del Genoa sul rigore con Gilardino. Il pareggio arriva dopo ben 6 minuti sul rigore al 33esimo di Aquilani, 1-1 per la Fiorentina. Il 2-1 del Genoa ritorna dopo un minuto con Antonini, mentre poi il 2-2 ritorna con Aquilani al 42esimo minuto per la squadra viola. Il 3-2 per la squadra viola arriva al 57esimo minuto, mentre poi il pareggio del Genoa arriva con De Maio al 77esimo, oltre la mezz'ora. Queste sono tutte le partite, non mi resta che salutarvi e di darvi appuntamento alla prossima con altre news da Mr. Paolo e dallo sottoscritto Listen to Mike. Ci sentiamo la prossima volta, ci vediamo. E che vi devo dire adesso, ragazzi? Ci vediamo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi, e sigla! Ciao!